Anche noi sull'isola di Ischia abbiamo i nostri anniversari e infatti siamo così ogni anno, ricordiamo quella mattina triste di domenica 30 aprile 2006, Montevezzi. E questa sera vogliamo così ricordare un attimo le cose così come sono andate, ma anche capire da allora che cosa è cambiato, se qualcosa di nuovo c'è, insieme ai nostri due ospiti che vedete già inquadrati. Vedete a destra l'assessore di Ischia Paolo Ferrandino, buonasera Paolo. Buonasera Medeo, buonasera a tutti. A sinistra invece l'architetto Silvano Arcamone, all'epoca dei fatti Silvano dirigente dell'ufficio tecnico, vero? Del Comune di Ischia. Buonasera, no, in quella circostanza, in quei giorni non lo ero, lo ero stato qualche mese prima, poi lo sono diventato qualche mese dopo. Quindi comunque, in quei giorni non c'ero. Attualmente, giusto per ricordare... Silvano oggi è presso l'agenzia Demanio dell'Emilia Romagna e del Lazio, però stai scontando la tua brava quarantena sull'isola di Ischia, no? No, allora intanto l'esperienza emiliano-romagnola è terminata, adesso dal 1 gennaio sono responsabile nazionale, quindi sono a Roma, però lavoro in smart working dal... circa da metà marzo, come quasi tutti noi in agenzia, siamo circa il 95% in lavoro agile. Immagino che anche Paolo Ferrandino stia lavorando tra una zappa in giardino e un disegno presso lo studio che ha sul porto, no? No, io sto veramente, hai detto bene, tra la zappa e il giardino, per fortuna c'è il giardino perché mi sono messo anche io in isolamento per cercare di rispettare le direttive, ho lasciato lo studio vuoto, siamo da casa a fare quello che possiamo, ma è chiaro che in un lavoro come il nostro c'è bisogno del contatto continuo e della presenza continua, speriamo di recuperare quanto prima questa situazione nonostante tutte le accortezze che bisogna mettere in atto. Allora torniamo per un attimo a quella domenica mattina lì all'Arenella a Montevezzi. Io parto da Paolo Ferrandino anche perché all'epoca erano l'ultimo periodo di quell'amministrazione di Brandi che poi naufragò un anno dopo per la dimissione della maggioranza dei consiglieri comunali, se non ricordo male, proprio quando si parlava con Bertolaso di questioni legate a Montevezzi, o sbaglio Paolo? No, non era Montevezzi, era la pietra di San Pancrazio. Ah, c'era comunque un altro caso su Belli. La pietra di San Pancrazio, c'era Bertolaso sul comune mentre si celebrava il consiglio comunale e dopodiché praticamente ce ne uscimo tutti con la sfiducia al sindaco e quindi con lo scioglimento del consiglio. Allora, dove eri invece il 30 di aprile del 2006? Di notte a casa, di mattino stavo esattamente lì sulla frana che per guadagnare il tratto che portava proprio su con l'ingegnere Grasso ce la vedemmo brutta, anche perché continuava a scendere fango e lava, c'erano detriti dappertutto, a tutti i costi volevo arrivare su per rendermi conto di che cosa era successo e poi alla fine ci siamo arrivati e ci siamo ritrovati in uno spettacolo che non auguro mai a nessuno, con un padre o con le figlie sistemati sul letto che erano stati appena tirati fuori dalle frane, ed era qualcosa che effettivamente mi ha lasciato molto turbato e marcato. Ricordiamo anche poi quella frenetica giornata domenica e poi lunedì di festa 1 maggio quando ad Ischia arrivarono Bassolino, l'assessore all'ambiente dell'epoca, Nocera, insomma ci fu anche un bel po' di via vai di personalità per tentare di capire come arginare il prima possibile e poi pensare al dopo, ecco, però intanto bisognava capire i danni e che cosa era possibile recuperare. Sì, noi adesso stiamo ancora nel dopo, Amedeo, quindi sono passati 13 anni dai fatti e solo adesso credo che incominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, così come dicono in tanti, per cercare di mettere in atto tutte le lavorazioni che sono state stabilite utili per la zona, per cercare di mettere per la maggior parte in sicurezza quel sito.
Silvano, tu invece quando è che hai avuto il primo contatto con quanto accaduto a Montevecchi? Dicevi che in quel periodo specifico non c'eri direttamente, però le notizie camminavano in quella domenica mattina, si propagavano un po' in giro per l'isola, l'isola sonnacchiosa che dormiva nonostante la grossa pioggia che veniva giù. Qui stiamo parlando delle 7 del mattino, quindi già alle 10 si sapeva che cosa era successo. Sì, sì, ebbero le prime notizie, l'informazione circolava. Ricordo di aver telefonato proprio Paolo, che mi rispose nel pieno della sua ispezione, difficoltosa ispezione, mi descrisse la situazione terribile che si trovavano di fronte, che stavano affrontando. Naturalmente io non avevo una funzione operativa, tra l'altro. Come diceva prima Paolo, era difficile anche per chi doveva operare poter raggiungere i luoghi, poter essere utile in quelle circostanze. Quindi quei momenti li ho vissuti da cittadino e da spettatore. Poi sono entrato in carica nell'agosto del 2007, quindi un anno e qualche mese dopo. Ma noi tutta la vicenda della ricostruzione, della gestione dell'evento l'abbiamo vissuta come soggetti terzi, perché non siamo mai stati investiti come attori principali, ancorché, ricordo, ci sia stata da parte dell'amministrazione un'azione sempre molto puntuale, molto presente. Ricordo allora il Presidente del Consiglio, l'Avvocato Isidoro Di Meglio, che seguiva e tampinava l'azione del commissario, che poi alla fine mutò nelle attività regionali, perché inizialmente fu nominato una struttura commissariale che poi è confluita, se non sbaglio, prima nell'Arcadis e poi addirittura negli uffici ordinari della regione. E chiaramente la difficoltà è sempre stata quella di far rispettare i tempi e di porre la dovuta attenzione al territorio e alle persone, perché chiaramente lì ci sono due problemi fondamentali: uno, quello di dare risposta alle persone che sono state allontanate dalle proprie abitazioni e quindi dargli una casa, e l'altro era quello di mettere in sicurezza quel fronte, quel versante, appunto il versante di Montevecchi, che ha le sue complessità anche in virtù della specificità della zona, perché è una zona che ha sia interessi di carattere residenziale che industriale. E oggi Paolo sicuramente ci darà un aggiornamento. Io mi ricordo che quando ho lasciato qualche anno fa il comune, le progettazioni erano in fase preliminare con tempi molto lunghi. Tu l'hai detto, Silvano, in maniera sintetica, erano due le situazioni da tenere a bada: quella di la messa in sicurezza di tutta l'area, partendo dalla montagna, venendo giù per via Renella. C'è stato un progetto che si parlava di canalizzazione di fogne, via Tirabella, insomma un po' di lavoro in giro fino ad arrivare ai pilastri. Dall'altra, la localizzazione di nuovi posti dove poter alloggiare gli sfollati, che ricordiamo qualcuno è ancora nei container. Mi ricordo che era stato anche individuato, se non sbaglio, un'area a Campagnano, lì alla 167, dove realizzare dei nuovi edifici, dove sistemare degli appartamenti e alloggiare queste persone. Mi sapete dire che fine ha fatto quest'idea, se è stata un'idea che è campata da Natale a Santo Stefano o se poi nel corso degli anni si è un po' persa, perché chissà perché? Silvano, tu che cosa sai? No, su questo sicuramente Paolo può rispondere. Io ricordo che l'idea era più che un'idea, nel senso che per quanto riguarda la sistemazione del versante di Montevecchi, lì si erano avviate anche le procedure d'esproprio per l'ampliamento di alcuni tratti di strada. La progettazione era in uno stadio preliminare avanzato e abbiamo partecipato a diverse conferenze di servizi, ricordo, e questo sul fronte Montevecchi. Per quanto riguarda invece la realizzazione delle abitazioni per le persone che sono state sfollate, come dicevi tu, a Campagnano fu individuato un lotto, c'erano già delle prime, mi ricordo, non vorrei sbagliarmi, ma abbiamo fatto anche forse un'approvazione in consiglio comunale,
della progettazione per la variante. Sì. E quindi lì c'era già, anche lì c'era una progettazione preliminare, quindi non era una, diciamo, una sola ipotesi, un'idea. E adesso gli aggiornamenti ce li dà Paolo. Anche perché io ricordo, Paolo, che ci fu anche una seduta del Consiglio Comunale nella quale intervenne il commissario, se non vado errato, presidente Isidoro Di Meglio, che insomma fece concludere un attimo di momenti lì nella sala consiliare, o sbaglio? Ma ci furono più incontri con il commissario dell'epoca, anche in un momento in cui si parlava addirittura che quei finanziamenti previsti per gli interventi si volevano revocare per altre destinazioni, e ci fu anche un braccio di ferro. Però giusto per cercare di dare notizie attuali, se tu ritieni che sia questo il momento, Amedeo, io ti farei un attimino la cronistoria di quella che è la situazione, per cercare di far capire anche a chi ci ascolta qual è le attività svolte dal Comune e da quando il Comune ha intrapreso la possibilità di poter in proprio intervenire in queste fattispecie. Noi nel 2017 ci siamo trovati che la Regione Campania ha chiesto al Comune praticamente di prendersi carico di tutti quelli che erano le progettazioni e gli oneri relativi agli interventi a farsi a Campagnano. Erano particolarmente lavori urgenti per la sistemazione idrogeologica di via Tirabella, lavori della realizzazione fognaria su via Renella e realizzazione di 19 alloggi per edilizia residenziale pubblica. Noi alla fine del 2017 abbiamo preso in carico tutte queste lavorazioni, queste progettazioni. Ad oggi noi abbiamo che ci hanno, noi hanno disposto, hanno attivato i capitoli di spesa per i seguenti interventi, Amedeo: i lavori urgenti per la sistemazione geologica di via Tirabella e i lavori urgenti per la realizzazione della rete fognaria. Tutti e due questi interventi, il primo è stato già consegnato un progetto esecutivo dal pool di progettazioni che è stato incaricato, per il secondo praticamente a giorni dovrebbe essere fatto. Il tutto ritengo che per quanto riguarda questi due primi interventi sarà cantierabile entro la fine dell'anno, se praticamente il coronavirus ci lascia liberi di poter essere, riprendere le nostre attività piene. Per quanto attiene invece le 19 alloggi, non ci è stata ancora data il capitolo di spesa per questo tipo di intervento, non ci è stata data ancora la disponibilità finanziaria. Di conseguenza, per partire per quelle che sono le progettazioni esecutive ed attivare quella che è la procedura anche di cantierabilità di questo intervento, aspettiamo che il capitolo ci venga postato e si può partire con tutti gli adempimenti necessari. Io mi auguro che questo possa succedere a breve, e mi auguro anche che, visto che i progetti sono pronti, che con una conferenza di servizio a seguire si possa dare il via anche a questa realizzazione che è tanto attesa dagli sfollati, soprattutto quelli alloggiati lì dentro al camping, nei container, e non è un bel vedere. Io non vorrei mettere il dito nella piaga, ma voglio dire, siamo nel 2020, sono passati 14 anni da allora, cioè non un giorno o due. Capisco che sono passate le amministrazioni regionali, le amministrazioni comunali, c'è la costanza di comunque Paolo Ferrandino, che resta costantemente in amministrazione per tutto il periodo, no, mi pare, c'è stata solo una parentesi di opposizione, poi sei rimasto lì, da Barandi in poi c'è stata solo una fase di allontanamento dalla gestione della vita pubblica in primo piano. Quindi voglio dire, a questo punto, diciamoci francamente, qual è stato il problema che ha condotto e ha indotto questi ritardi? Mi sembra tanto di parlare di un'altra grossa opera ormai realizzata, chissà quando sarà realizzata nel nostro comune, ovvero il famoso depuratore. Un'altra storia che si perde tra i meandri delle carte, dei passaggi, di autorizzazioni, di fondi che vanno e che vengono. Silvano, tu annuisci. Annuisco amaramente. A me però, io ho fatto un passaggio, poi Silvano integrerà per quanto riguarda la sua competenza e la sua esperienza. Ho detto che fino al 2017, alla fine di tutto il 2017, tutte queste competenze erano della Regione Campania, che aveva affidato ad Arcadis tutta praticamente lo svolgimento delle fasi per la realizzazione di queste opere. Quindi 2006,
2017, fine 2017, quindi 2018, è tutta competenza Regione Campania ed Arcadis. 2018 trasferiscono al Comune queste competenze e questi fondi in parte, parte di questi fondi, il Comune si attiva per arrivare a quanto abbiamo detto adesso, alla nomina di progettisti e alla cantierabilità dell'opera che dovrebbe avvenire entro l'anno. Praticamente possiamo definirlo questo l'anno zero, Paolo, cioè da quando è passata la competenza nelle vostre mani. Diciamo non è l'anno zero, è l'anno uno praticamente che ci ha permesso questo frattempo 2018-2019 di avviare tutte le procedure. E questo è quanto. Noi abbiamo questi finanziamenti previsti. Il primo dei progetti è 2 milioni e 700 mila euro, l'altro progetto è 2 milioni e 300 mila euro. I 3 milioni e 8 per quanto riguarda i 19 alloggi di Campagnano, sempre che se oggi si riescono a fare questi 19 alloggi con 3 milioni e 8, dovranno ancora essere appostati per poi poter essere messo il Comune di Ischia nella condizione di procedere agli adempimenti necessari. Senza la postazione dei fondi, caro Amedeo, noi non ci possiamo muovere, perché non possiamo fare né gare, né appalti, né progettazione senza avere le coperture. Sulla domanda ultima relativa ai alloggi, ai fondi che sono stati destinati, vedevo invece Silvano che in questo caso scuoteva il capo. Ma perché quell'importo lì sicuramente non consentirà di realizzare l'opera. Se i tempi delle progettazioni sono così lunghi, naturalmente una progettazione prevista 5-6 anni fa, il costo di una progettazione previsto 5-6 anni fa è un costo già superato, quindi su quel fronte bisognerà fare sicuramente un aggiornamento dell'investimento da portare a casa. Quindi purtroppo, come ti dicevo, io scuotevo la testa amaramente, perché questa è una storia tipica italiana, è una storia che parte con un commissariamento e quindi con la volontà di affrontare un problema eccezionale come è stato l'evento di Montepizzi, con una volontà di risolverlo in maniera rapida e speditiva, altrimenti non si sarebbe nominato un commissario, si sarebbero affidati gli interventi alla Regione sin dall'inizio. Il paradosso è che qui partiamo con una volontà di realizzare l'opera con un commissario, passiamo attraverso una struttura regionale che è l'Arcadis, passiamo attraverso la Regione e poi addirittura lo diamo al Comune, che se lo prende non avendo nemmeno la competenza, ma avendo la necessità, ma più che altro il dovere morale di dare risposta a un territorio che non ha risposta da 15 anni. Quindi per cui ci troviamo di fronte a un caso tipico dove la burocrazia, la mancanza di visione da parte di chi amministra e la burocrazia hanno generato l'ennesimo fenomeno che poi alla fine non ci consente nemmeno di dire abbiamo realizzato l'opera in 15 anni, perché qui non sappiamo quando la realizziamo, perché da quello che mi sembra di capire non abbiamo appostati tutti i fondi necessari per poter realizzare gli interventi. Gli stessi interventi di cui parlava su Montepizzi probabilmente richiederanno un adeguamento prezzi, a mio avviso. Quindi è fondamentale in questa fase che la Regione Campania, che ha la competenza di intervenire, investa sul problema, per problema intendo tutta la questione Montepizzi, quindi consolidamento e messa in sicurezza del versante e realizzazione degli alloggi ai cittadini con un finanziamento serio, perché queste sono briciole, sono soldi che serviranno a lenire le ferite ma non a curare le ferite. Paolo, io non oso chiedere a questo punto i tempi previsti, perché anche siamo nel periodo di coronavirus, quindi non abbiamo idea di quando si potrà incominciare a parlare, a metter mano, eccetera. Però, voglio dire, un po' di anni sono passati, cerchiamo di farne passare il meno possibile fino alla realizzazione delle opere finali. Veramente stiamo spingendo tantissimo perché si diano delle risposte, per cercare di lenire le ferite, ma per quanto possibile. Credo che entro la fine dell'anno perlomeno i lavori di bonifica saranno fatti, quindi saranno incominciati, saranno cantierati. Per quanto riguarda gli alloggi, mi auguro che si possano rispettare gli stessi tempi, ottimisticamente come solitamente sono io, anche se qualche difficoltà la vedo
soprattutto per quanto attiene la disponibilità anche del suolo, oltre che dei finanziamenti, perché è nato un poco di resistenza e di contenzioso con la vecchia cooperativa che aveva avuto assegnato quei suoli, su cui poi non è stato realizzato un blocco del quale, diciamo, ci siamo fatti noi carico di andarlo a realizzare per le nuove necessità. Quindi stiamo cercando anche di risolvere, mentre ci arrivano i finanziamenti, e di pianificare quello che sono le altre problematiche che abbiamo riscontrato nell'affrontare questo tema, per cercare di portarlo a uno svolgimento compiuto, per cercare di dare risposta soprattutto a quelli che stanno in attesa degli alloggi. Sulla quantità di denaro, io, se troveremo difficoltà con la Regione Campania di vederci rifinanziato, per quanti sforzi noi andremo a fare, e faremo sicuramente per cercare di ottenere altro, se non saranno 19 gli alloggi, li ridurremo in funzione del finanziamento, perlomeno per dare certezza, o perlomeno per coprire quello che sono le necessità obiettive. Credo che siano intorno ai 12 la necessità reale, e quindi potremmo ridimensionarli sul finanziamento, per il numero che ci consente appunto di rientrare nel finanziamento stesso. Assessore Ferrandino, non c'era anche un filone giudiziario parallelo, cioè c'era una richiesta di risarcimento anche abbastanza onerosa, se non vado errato? Amedeo, penso proprio di sì. C'era stata già una sentenza, questa è una storia che nasce abbastanza dal 2012, che c'è stata una sentenza a favore del Comune di Ischia che recita in questo modo. Dice: secondo il Tribunale, il carattere assolutamente abusivo della costruzione, insuscettibile di sanatoria, il carattere improvviso e straordinario dell'evento franoso hanno costituito antecedenti causali idonei a determinare da soli gli eventi dannosi, con conseguente rilevanza di eventuali responsabilità degli enti convenuti. E dice anche che praticamente c'è stato da parte del Comune di Ischia del 88 un'ordinanza di demolizione che poi il TAR aveva sospeso, però praticamente non era mai stata integrata la pratica di condono, e quindi non c'era mai avuto un esito relativamente a quella. Su questa sentenza è stato proposto appello nel 2013 con una richiesta di risarcimento danni di oltre 35 milioni di euro, e a tutt'oggi pende, non è ancora definito, 2013-2020 ancora non è definita questo appello, e quindi siamo anche sotto questo aspetto, con i tempi che si sono sentiti, speriamo che poi alla fine la giustizia prevalga, nel senso di riconoscere la non competenza né della Regione Campania né del Comune di Ischia relativamente a quanto successo, e che comunque, dicevo già qualche altra volta, i fondi da dove la frana è venuta giù non è di proprietà regionale, non è di proprietà comunale, è di proprietà privata. Quindi altri sarebbero dovuti essere stati eventualmente citati in giudizio, non questi enti, per responsabilità diverse relativamente a quello che possono essere vincoli e condoni, dove la magistratura, il TAR in particolare, ha fatto la parte da padrone, diciamo, perché ha sospeso le ordinanze e ha consentito alle persone di poter abitare quelle abitazioni senza alcuna altra problematica. Approfittiamo della presenza dell'architetto Silvano Arcamone, giusto perché facciamo una consulenza. Va Silvano, cosa possiamo ipotizzare adesso, così come stanno le cose, come ce le ha raccontate, così come ce le ha espresse Paolo Ferrandino? Cioè, da un punto di vista tecnico, l'ufficio tecnico e la politica del Comune di Ischia, per uscire fuori da questo groviglio e per imboccare la strada giusta, tu da tecnico cosa faresti, cosa suggeriresti? Io, prima di rispondere a questa tua domanda, volevo fare una considerazione su quanto si è appena detto in merito al ricorso fatto dalle parti, evidenziando che tutto questo, al di là di come va il ricorso, concordo con Paolo sulla non imputabilità del danno certamente al Comune e alla Regione, ma resta naturalmente il dovere da parte degli enti pubblici, e quindi dallo Stato al Comune in questo caso,
a dare risposte ai cittadini che, ancorché vivessero in una casa, tra virgolette, definita abusiva, ma è una casa, come sappiamo, sottoposta a un condono, che è una legge di Stato, no, quindi era una casa sottoposta a condono, un condono ancora non evaso, quindi ancora non trattato, per cui non, diciamo, indefinito. Tutto questo naturalmente dal punto di vista morale non malleva nessuno, quindi le risposte ai cittadini vanno date, così come vanno date anche nel cratere di Casamicciola, al di là delle condizioni amministrative che non c'entrano niente rispetto ai diritti dei cittadini ad avere una propria abitazione. Ciò posto, vengo alla tua domanda. Tu chiedi a Paolo i tempi. Paolo si trova diciamo, Paolo come il sindaco, come tutti gli amministratori di buona volontà, ne conosco tantissimi, naturalmente loro cercano di fare tutto quanto prima e nel miglior modo possibile, ma purtroppo si trovano ad avere a che fare con una burocrazia di cui per fortuna se ne sta parlando ultimamente tantissimo, e vi posso dire che a livello governativo il problema sembrerebbe che si stia ponendo in maniera seria. Adesso proviamo a fare un esercizio che è quello che mi veniva proprio proposto da te rispetto a una tempistica. Per darti una risposta dovrei capire se il progetto è a livello definitivo o è a livello esecutivo, Paolo. È a livello esecutivo. Prima parlavi di una conferenza dei servizi. Sì, per quanto riguarda le case, per quanto riguarda invece gli interventi di bonifica, sono tutti e due approvati e sono tutti e due praticamente in corso di progettazione. Questa qui io trovo progettazione esecutiva che deve essere soltanto. Il definitivo è stato fatto, la conferenza dei servizi è stata fatta, i pareri sono stati resi. Esattamente. L'esecutivo, i termini dell'esecutivo quando terminano? Riccardo, sì, in questo momento non riesco a darteli, però okay. Credo che sono stati depositati i progetti in questi giorni, di qui a quelli che praticamente sono i tempi che maturano, che ci vogliono. Quindi i progetti se sono stati depositati, sì. sono stati conclusi. Sì, adesso esatto. L'operazione, l'attività da fare è di verifica dei progetti, quindi se non avete una verifica dei progetti e poi il conseguente appalto eventualmente esatto. Della gara. I lavori. Quindi la verifica dei progetti, che non so se avete già una società di verifica o un organismo di verifica individuato. Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Non facciamo nome. No, non ci interessa il nome. per capire i tempi. No, fa capire la verifica dei progetti, fagli capire la procedura, perché mi fa piacere che tu lo stai dicendo, certo, per far capire un progetto, la burocrazia. Sì. No, perché un progetto, una volta consegnato il progetto esecutivo, quel progetto esecutivo prima di poter essere appaltato deve essere verificato da un organismo terzo, sì. Dipende dall'appalto, dall'importo dei lavori. In questo caso mi sembra di capire che l'importo dei lavori è tra il milione e la soglia comunitaria, perché stiamo parlando di 1.800.000, 2 milioni, dicevi più di 2 milioni. 2.700.000, 2.300.000. Quindi sono importi sotto alla soglia comunitaria. Che se l'ufficio fosse attrezzato potrebbe verificare, ho dei dubbi, vista anche la natura e la tipologia delle opere, e quindi loro si sono rivolti a un organismo esterno per poter fare questa verifica. La verifica può durare anche un mese, come può durare anche più di un mese, dipende dalla bontà del progetto, dal modo in cui il progetto è stato fatto. E soprattutto se l'attività del verificatore è stata anche in corso d'opera o verrà tutta a valle, perché se viene tutta a valle del progetto naturalmente è un po' più complicato tutto ciò. Chiusa la verifica, il progetto va validato e va approvato, va validato dal RUP e va approvato dalla stazione appaltante. Dopodiché bisogna poi fare, una volta validato il progetto, bisogna fare la gara d'appalto per i lavori. Una gara d'appalto per i lavori di 2 milioni e mezzo, 7, 2 milioni e 3, due gare d'appalto saranno quindi. Ah? Sono due gare d'appalto distinte, sì. Sì, e i tempi di pubblicazione si aggirano intorno ai 35 giorni.
loro oggi potrebbero fare ricorso all'inversione procedimentale, perché fino al 31 dicembre di quest'anno è consentito poter aprire direttamente l'offerta economica o l'offerta tecnico-economica, non so come intenderanno procedere, e dopo fare la verifica dei requisiti amministrativi. Adesso entro in tecnicismi che potrebbero annoiare, però questo è un modo per poter accorciare i tempi e quindi portare magari i tempi tipicamente che vanno tra i 4 e i 6 mesi della gara a tipo 3 mesi, ma tenete conto che comunque dopo aver fatto la gara va fatta tutta la verifica tecnico-amministrativa che ti prende una trentina di giorni. Dopo aver fatto questa verifica devono passare i 35 giorni dello stand still che ci impone l'Unione Europea per consentire al secondo di poter fare ricorso. Passati questi termini si può contrattualizzare e poi si possono iniziare i lavori. Per cui io entro l'anno, io questo è l'augurio. Entro l'anno, fatto, penso entro l'anno, che ce la facciamo. Se loro riescono a verificare entro giugno il progetto, entro l'anno verosimilmente potrebbero anche consegnare i lavori, iniziare i lavori. Infatti, mentre tu parlavi, Silvano, io facevo la somma con le dita dei mesi ed ero arrivato alla fine dell'anno, insomma, giro giro c'eravamo arrivati, insomma, ci vuole tutto questo tempo per questa burocrazia che è necessaria da evadere in modo da arrivare poi al punto di inizio. A me, noi dobbiamo porci, in queste ore abbiamo appreso tutti, abbiamo ascoltato tutti e visto le immagini della posa dell'ultima campata del Ponte Morandi, che è un'impresa che tutta l'Italia, tutta la nazione saluta con orgoglio, perché siamo riusciti, riusciremo nel giro di nemmeno 2 anni dall'evento. L'evento è stato il 14 agosto del 2018, noi entro luglio riusciremo ad inaugurare il Ponte Morandi, quindi a 2 anni dall'evento, quindi tempi tecnici molto meno, perché naturalmente si è partiti molto meno, siamo riusciti, noi dico siamo Italia, riusciti a realizzare un'opera di circa 210 milioni di euro. Ma lì c'era un commissario, se non sbaglio c'era un commissario. Ovunque abbiamo commissari, Paolo. Ma è quello, dico, quello ovunque lì, abbiamo commissari. Ma quello è stato un commissario che ha funzionato. No, il punto è quello che noi ovunque abbiamo commissari. Abbiamo commissari anche a Montevezzi avevamo il commissario. Sì. Avevamo, ma non è che andavamo in maniera più specifica. Ma scusate, ma intanto da noi c'è sempre un commissario. Qualche passettino abbiamo fatto quando il commissario è sparito. Volevo sapere, ma intanto da noi, scusatemi, c'è sempre un commissario qui? No, non c'è più il commissario. No, giusto per sapere, no? Visto che si parlava di commissari. Non c'è più il commissario. Allora, un'opera del genere, mediamente, ordinariamente, in Italia... un'opera di 210 milioni nel campo della viabilità, quando tutto va bene, viene realizzato in tempi che vanno tra i 10 anni e i 16 anni. Noi in meno di 2 anni, decisamente in meno di 2 anni, siamo riusciti a realizzare l'opera. E quindi tutti quanti salutano a questo evento come un miracolo. Come Paolo diceva qualcosa, diceva lì c'è stato qualcosa di strano, naturalmente, è chiaro che lì si è giocato non con le con altre regole, si è giocato con le regole europee, si è giocato con un approccio diciamo più privatistico rispetto a quello pubblicistico che esiste in Italia, per cui finché le regole e la burocrazia è quella che oggi abbiamo di fronte, i tempi saranno sempre biblici, al di là del fatto che ci sia Paolo Ferrandino o ci sia qualche altro amministratore. I tempi sì, però Silvano, io dico questo per poter chiudere un attimo questa discussione anche accademica, che è anche interessante perché ci ha dato l'opportunità di capire meglio come si svolgono poi queste cose che possono sembrare semplici, ma in realtà non lo sono, affidamento di un incarico, un progetto, eccetera. Però a questo punto fermo, siamo al 14° anniversario, abbiamo capito che quest'anno andrà avanti così, insomma ci aspettiamo anche una parola di ottimismo rispetto ad un cambio di marcia rispetto al passato, cioè ma io credo che chiudiamo il passato, apriamo una fase nuova.
Ma io credo che ci sia stato il cambio di marcia. Da quello che mi dice Paolo, abbiamo un progetto esecutivo che sta andando, due progetti esecutivi che stanno andando in gara, abbiamo un altro progetto che deve andare in conferenza dei servizi, salvo poi la problematica col privato, che comunque va risolta. Quindi rispetto a prima, io vedo che il cambio di passo, cioè sembrerebbe che il cambio di passo ci sia. Poi è tutto da constatare, ma ci si può aggiornare a fine anno e vedere magari se abbiamo firmato i contratti e stiamo per consegnare. Questo lo faremo sicuramente, lo prendiamo come impegno. Intanto, per chiudere, Assessore Ferrandino, visto che lei in questo momento rappresenta l'amministrazione comunale attraverso la televisione, abbiamo parlato di sfollati, abbiamo parlato di gente che è fuori casa da 14 anni, che vive nei container, eccetera. Non so se vi siete interfacciati o se avuto ancora modo di incontrarli, se sono venuti a chiedere qualcosa, a dire esistiamo ancora, questo non lo so. Io credo che ci sia un dignitoso silenzio, perché almeno qui dalle nostre parti non hanno più provocato rumore, e quindi penso che stiano vivendo dignitosamente la loro vita da sfollati in attesa di tempi migliori. Ciò detto, l'amministrazione comunale di Ischia può spendere, credo, in questa fase una parola, non dico di conforto, perché sta in capo a 12 e può servire quello che può servire, però insomma qualcosa che possa far essere più ottimisti. In periodo di coronavirus poi ce ne vuole. Amedeo, per quello che noi già abbiamo detto, rispetto ai 13 anni trascorsi con la Regione senza avere concluso niente, noi in due anni abbiamo praticamente esaurito la procedura e arriveremo ad appaltare l'opera, di questo ne sono certo, e questa è la certezza che vorrei dare, la speranza che vorrei rendere credibile, diciamo, e fattuale. Entro la fine dell'anno noi appalteremo l'opera per quanto riguarda quello che è la messa in sicurezza. Per le case ci sforzeremo perché anche questo avvenga, anche perché praticamente non si può più aspettare. Abbiamo l'opportunità di realizzarla, l'opportunità non la perderemo, e credo che il silenzio degli sfollati non sia, diciamo, frutto della rassegnazione, ma sia una speranza che viene alimentata da quanto evidentemente stanno verificando che l'amministrazione sta mettendo in atto. E io vorrei dire che tutta l'amministrazione è sul problema, e questa risposta noi vogliamo darla, vogliamo cercare di ridare la dignitosa abitazione a quelle persone da tanto tempo indignitosamente mantenuti nei container per farli praticamente ritornare a una vita normale, diciamo, con la soddisfazione di aver dato delle risposte a persone che sta aspettando paziente e che sicuramente poi alla fine crede in noi, e noi non possiamo deluderli. Signori, io vi ringrazio, ringrazio l'architetto Silvano Arcamone, ringrazio l'assessore Paolo Ferrandino per aver trascorso un po' del loro tempo da richiusi in casa in questa epoca da coronavirus per parlare di attualità, tornando indietro nel tempo a questa tragedia del 2006, e veramente ci sentiamo quanto prima, terremo d'occhio, coronavirus permettendo, quelle che sarà l'evoluzione dei progetti e anche le realizzazioni delle opere. Grazie. Grazie a te, Amedeo, anche perché mi hai dato la possibilità di incontrare Silvano, anche se telematicamente. Ciao Silvano. Buonasera, grazie. Arrivederci. Un abbraccio a tutti. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.